Buongiorno ragazzi, in uno degli ultimi video vi avevo fatto vedere come mi avevano dato l'estensione del visto fino al 7 maggio. Oggi è il primo di maggio e questa è la situazione a Bangkok. Nelle metropolitane ci sono molte meno persone, sia sulla MRT che sulla BTS. All'interno delle carrozze i posti sono distanziati, un posto sì e un posto no. Però devo dire anche che non è così terribile la situazione sulle strade, infatti si possono vedere macchine che girano, persone che camminano senza aver bisogno di autocertificazioni e quant'altro. Per entrare nei supermercati, nelle metropolitane e in generale in qualsiasi posto al chiuso è necessario sempre fare prima lo screening della temperatura. Altre cose che sono successe qui a Bangkok nel mese di aprile sono state la superluna, il bando degli alcolici dal 10 di aprile fino al 30 di aprile, che poi però è stato esteso fino a tutto maggio, e infatti le persone il 9 sono andate a rifornirsi nei supermercati, ma penso che le loro scorte ormai non basteranno più. In più mi sono trasferito in un nuovo piccolo appartamentino e chiaramente il giorno in cui ho fatto il trasloco ha piovuto tutto il giorno, una acquazzone incredibile. Poi sono riuscito a trovare gli ingredienti per fare una favolosa carbonara come Dio comanda. E niente, adesso vi faccio vedere com'è la mia daily life qui a Bangkok. Io non lo so se lo sentite questo rumore, ma ogni giorno alle 4, 4 e mezza di mattina, quando finisce il coprifuoco, sento questa roba qui che è un po' come se mettessero dei sassi nella lavatrice e facessero la centrifuga con i sassi dentro, no? E mi sto chiedendo che cavolo è, ma che cavolo è sto rumore qua? E allora stamattina alle 4 e mezza sono andato giù a vedere che cos'era e vi faccio vedere che cos'è adesso. Praticamente ci sono sti quattro ragazzi che triturano il ghiaccio che sta dentro quei sacchi, che durante il giorno praticamente si indurisce uno con l'altro e praticamente diventa un unico quasi blocco di ghiaccio. Questo è quello che penso. Quindi quando la mattina alle 4 e mezza riparte il ciclo e devono vendere questi sacchi enormi bianchi, lo ritriturano così diventa piccolino piccolino a scagliette, poi lo montano sui motorini, lo montano sui camioncini del ghiaccio e lo portano in giro per Bangkok per venderlo. Allora, la maid è appena andata via e mi ha ripulito la stanza. Tre volte a settimana viene, mi cambia lenzuola, gli asciugamani, il tappettino e fa una pulizia della camera per terra. Adesso ve la faccio vedere. È piccolina ma funzionale secondo me. Allora, qui abbiamo il letto, da questa parte abbiamo televisione che non ho mai acceso, il mio angolo studio dove faccio i video, di qua abbiamo la cucina, microonde, lavandino, piatti, la mia riserva di Loacker alla vaniglia che non possono mai mancare, mi sono preso l'aceto balsamico e l'olio e una specie di pesto rosso fatto con i pomodorini secchi. Fuori c'è il terrazzino che è un po' pieno di cose per l'aria condizionata. Fuori questa è la vista che c'è. Di qua c'è il mio frigorifero, piccolino, con tante birrette dentro, fresche. Questo è il lavandino del bagno, perché il bagno è un po' piccolino in effetti. E la doccia è qui dietro. Questo è il mio micro monolocale con angolo cottura, comodo.
per tutto quanto compreso pago 10.000 baht al mese, che sono 280 euro. Non male. 280 euro, chiaramente compreso le pulizie, due bottigliette di acqua al giorno, cambio delle lenzuola e degli asciugamani tre volte a settimana. E niente, mi sembra un buon compromesso per essere qui di fianco alla Sukhumvit. Adesso magari vado a fare una corsetta, così vi faccio vedere la Sukhumvit Road, che si trova proprio qui a, penso, 20 metri da dove sono io. Tornando indietro dalla corsa avevo una sete pazzesca, ma la mia temperatura era sicuramente sopra i 37 gradi e mezzo. Volevo andare al 7-Eleven a prendere qualche cosa da bere, ma il pistolero mascherato della temperatura con uno sguardo mi ha fatto desistere. Quindi ho deciso di tornare a casa per fare una doccia fredda, ma qui ai tropici l'acqua non è mai fredda. Però, dato che io sono un genio, ho deciso di trovare una soluzione. E ta-da! Ho preso un ghiaccetto dal freezer e così mi sono potuto fare una bella doccia fredda. Allora, dopo la corsetta, adesso vado a fare un po' di spesa, così vi faccio vedere cosa si può trovare al supermercato. Dato che molti mi chiedono sempre quanto costa la vita qui a Bangkok o in generale in Thailandia, adesso vi faccio vedere cosa potete trovare al supermercato e quali sono i prezzi. Come sempre all'ingresso del supermercato c'è il controllo della temperatura. Qui ci sono questi piatti pronti che costano 55 baht ciascuno e sono già un pasto completo per circa 1,50 euro. Qui il reparto verdura, qui altra verdura già lavata e impacchettata, ad esempio questa confezione di pomodori costa poco meno di 1 euro. Le insalate, anche questa insalata qui costa 1,50 euro. Qui c'è tutto il reparto della carne, qui il reparto insaccati, potete vedere i prezzi. Vi ricordo che 1 euro sono 35 baht. Qui ci sono anche molti formaggi che arrivano dall'Europa. C'è la mozzarella di bufala a 195 baht. C'è della mozzarella normale e anche della burrata. Della ricotta addirittura. Qui del pseudo parmigiano, ma non è il vero parmigiano. Qui c'è il feta, che a me piace sempre molto. Il blue cheese, che sarebbe il gorgonzola. Qui addirittura c'è il mascarpone. Ci sono altri piatti pronti. Questo addirittura 19 baht, che sono 0,5 euro. Qui salmone come se non ci fosse un domani. E il piccolo reparto sushi, che costa da 150 baht, poi ce ne sono altri da 60 baht. Ecco, tipo questo qui da 150 baht sono poco più di 4 euro e avete questa scatolina, questo vassoietto di sushi da 8 pezzi. Mi sono preso anche questo sticky rice con del maiale alla griglia a 39 baht, poco più di 1 euro. Questo è il durian, quel frutto dall'odore molto intenso e particolare. Questi sono i mangostani, anche questi molto particolari, e quelli sono i rambutan. Questa è la stagione dei rambutan, quindi penso che prenderò una confezione di questo frutto. I migliori secondo me sono quelli che sono ancora un po' verdini, quelli che hanno i peli ancora un po' verdi e la buccia non del tutto rossa. Questi penso che potrebbero andare bene. Sì, prendo questi.
Appena rientrato con la spesa e ho speso esattamente 352 baht, 10 euro. E per 10 euro mi sono preso questo Betagen, che fa molto bene alla flora batterica intestinale, una bottiglia d'acqua grande, questa qui Aura è una delle migliori marche, mi piace molto la tipologia di acqua. Del riso sticky rice con del maiale fatto alla griglia, dei cashew nuts, degli anacardi al gusto di Tom Yum Flour. Questo Kit Kat al milk tea, sapore di milk tea, che non ho mai provato, volevo provarlo. Una tavoletta di Lindt all'arancia, buonissima, solo questa mi è costata 1 euro. Del sushi, 8 pezzi, questo mi è costato 4 euro. Questo qui mi è costato 39 baht, quindi poco più di 1 euro. E un cestino intero, un sacchettino di rambutan. E questo mi è costato 45 baht. Oh, sì, non so qual è uno dei due il prezzo, forse 69 baht per 1 chilo di rambutan, circa poco meno di 2 euro. Allora, sono andato a prendere il bucato che mi hanno fatto per questo sacco qua, 2,30 euro, fa un buon profumo, si sente anche attraverso la mascherina, e però non me l'ha asciugato perché mancava la dry machine, l'asciugatrice, e quindi adesso me le andrò ad asciugare io sul terrazzo. Una delle cose più utili e che sicuramente vi torneranno essenziali durante il viaggio è uno spago che io porto sempre qui in questo marsupietto dello zaino. Uno spago che in questo caso qui ci servirà per appendere le cose a stendere fuori dal terrazzo. Solo che il mio terrazzo non è proprio uno dei migliori, eh? Fa un pochino schifino, adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qua, praticamente tutta la parte del terrazzo è ostruita da questi grossi macchinari per l'aria condizionata. Però adesso trovo una soluzione. Tac, guarda qua che bellezza, eh? E vi ho fatto anche il tricolore, lo vedete? Verde, bianco e un semirosso, dai, passatemela. Adesso guardate che cosa vi ho trovato. Allora, le uova, ok, e questo lo trovate da tutte le parti del mondo, non ci sono problemi, però questa non è così facile trovarla, la pasta garofalo, una delle mie preferite. Poi la pancetta giusta, anche questa non è semplicissima trovarla, quella che rimane rosa e rossa quando la cucini. E poi, attenzione, rullo di tamburi, pecorino italiano DOP. Eccolo qua, pagato la bellezza di 265 baht, che è uno sproposito, ma per la carbonara ne vale la pena. E poi va bene, chiaramente il pepe. Abbiamo tutti gli ingredienti, ragazzi, si può cucinare. Ho aperto il pecorino e odora veramente il pecorino, gran buono. Adesso vi faccio vedere come lo vado a grattugiare perché chiaramente non lo grattugia qua e non sono riuscito a trovare nei supermercati perché non è che sono dei gran mangiatori di formaggio grattugiato qui in Thailandia. Però adesso mi invento qualcosa e vi faccio vedere come penso di fare per grattugiare. Allora, intanto mi sono messo una camicia perché prima ero a petto nudo e mutande e sono ancora in mutande, ma almeno la camicia ci vuole, penso. E poi adesso vediamo un po'. Io ho pensato di fare così, con il coltello. Piano piano lo vado a sgrattugiare, vediamo se mi viene. Sì, così funziona. Vedete? Si crea quella polverina lì, che poi così riesco ad andare a sciogliere nel mix di uova. Che creerà poi la cremina della carbonara. Guarda come sta venendo bene. Ottimo, eh? Mi sono tolto di nuovo la camicia perché sto sudando, fa caldo e sto procedendo però abbastanza bene. Adesso vi faccio vedere. Vedete? Vi faccio vedere di lato. Piano piano
si sta grattugiando tutto. Viene, viene, sta venendo bene. Bon, sono a buon punto direi, ho grattugiato tutto questo pezzo di pecorino, ho fatto tutte queste scagliette e anche questa coppetta qua. Per una carbonara dovrebbe essere più che sufficiente, penso. Ragazzi, guardate che lavoro. 40 minuti, ma dei fiocchi così soffici di pecorino neanche con la grattugia vengono. Ottimo lavoro. La pancetta sta friggendo, l'acqua è a scaldare e adesso prepariamo le uova, in cui va messo il formaggio che abbiamo preparato prima. Lo metto piano piano, poi si gira fino a fare il mappazzone, poi si mette un po' di pepe e poi dopo sarà pronta la cremina. A me la pancetta piace un pochino croccante, difficile trovare questa qua che rimane così rossa. Ragazzi, ci siamo, eccola qua, con il giusto formaggio, pecorino. Puh. La meglio carbonara di Bangkok, imbattibile. Ma che roba, ma che roba! Ora la prova assaggio. Pancetta croccante, pecorino dop, uova perfettamente cotte, ma cremose, carbonara perfetta, perfetta. Ok, seconda forchettatona. Un pecorino fa tanto, ma proprio tanto. La pancetta è venuta proprio croccantina come piace a me. Non so se riuscite a sentire la pancetta croccante. Oggi ho raggiunto il top, top carbonara Bangkok. Allora ragazzi, dobbiamo fare la conclusione di questo video. Io ho fatto un paio di conti per vedere quanto potrebbe essere una spesa tipica qui a Bangkok per un mese. Ora, premessa, non è il conteggio per un turista che viene qui una, due settimane. Chiaramente se uno viene qui due settimane spenderà molto di più, perché vuole fare molte più cose, vuole impegnare meglio il tempo, vuole viaggiare di più e vedere più Thailandia possibile. Detto questo, se voi venite qui per 1/3 mesi fino a 6 mesi, le spese potrebbero essere queste. Per l'affitto io pago 280 euro al mese, però non c'è né piscina né palestra. Se volete avere anche la piscina e la palestra, potrebbe essere che la spesa si aggiri intorno ai 500 euro al mese. Per il cibo io ho calcolato all'incirca 300 euro al mese, però anche qui è soggettivo. Se uno vuole mangiare sempre italiano e vuole andare molto spesso fuori al ristorante, la spesa può salire fino anche a 500 euro al mese, ma anche di più, questo dipende molto da persona a persona. Per i trasporti ho considerato l'MRT e la BTS, ovvero le due linee metropolitane, un po' di taxi, un po' di mototaxi e qualche gita fuori Bangkok, per una media mensile di circa 100 euro di minima al mese e 300 euro più o meno un'altra spesa un pochino più alta, però potrebbe anche lì essere molto di più. Assicurazione minimo 100 euro al mese, questi qui sono sempre da calcolare e mi raccomando, fate l'assicurazione sanitaria se andate all'estero, se viaggiate in qualunque parte del mondo sempre. Poi anche qui extra può essere zero oppure infinito.
Io ho calcolato un circa 100 euro al mese di spese come minimo e poi 500 euro come spesa, diciamo, nella parte fascia alta. Quindi un totale di spese al mese qui a Bangkok potrebbe essere tra gli 880 euro e il doppio, 1900 euro. Queste sono sempre spese calcolate nella media, vivendo qui in maniera stabile per almeno un mese. Chiaro che se venite per una vacanza di 10 giorni, queste spese potrebbero essere molto più alte. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito. Vi chiedo di lasciarmi un like se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale per i prossimi video e niente, ciao ciao, alla prossima! Mi raccomando, non perdete il prossimo video perché vi farò vedere la mia gita al resort di Kanchanaburi. Spettacolare!